ragazze, noi siamo partiti da un'oretta più o meno. Abbiamo fatto una sosta a Roma Termini perché oggi è il mio anniversario con Wolf e Wolf mi aveva gentilmente regalato il rossetto della MAC. È solo che appena l'ho visto non l'ho neanche aperto perché già ce l'avevo, il Russian Red, e quindi abbiamo fatto una piccola sosta a Roma per trovare una MAC e cambiarmi il rossetto e mi sono presa questo qui, che è Mer. Qui a Roma sta piovendo, come vedete. Prima sosta, autogrill. Amore, è entrata di qua. Comunque mancano pochi chilometri per arrivare a Civitavecchia. Sappiamo come funziona, c'è la prima volta che prendiamo il traghetto, dimmi. E quindi mo andiamo un attimo a vedere cos'è. Tipo Terme della Pigongella. Terme da un video, non fare. I've been waiting for you, it's been so long. I knew just what I would do when I heard your song. You filled my heart with a kiss, you gave me freedom. You knew I could not resist, I needed someone. And now we're flying through the stars, I hope this night will last forever. Charms around me. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling lost for treasure, and a love so deep we can't measure. Dei biglietti e ci hanno detto una cosa, ecco, molto negativa di Grimaldi, ve la posso già dire, è che solo il conducente può stare in macchina e l'accompagnatore deve per forza andare da solo. E io, dato che già io non so come funziona, quindi so già che mi perdo e seguo gli altri come faccio sempre, anche alle stazioni seguo sempre gli altri. Come e soprattutto come, cioè, comunque avrei voluto vedere dove la parcheggiavano la mia baby, dove la mettevano. Ma se casa Inoppa, no, ti immagini tu salire e tu non andare. Vabbè. Finalmente riuniti dopo il telefono, raga, però mi sa che è questo, eh. For a minute I was stone cold sober. I couldn't stay away, I couldn't fight it. And then you asked me to stay over. Would you see my face and let you be reminded? I said I already told you it isn't over. I knew I loved you then, but you never know. Cause I played it cool when I was scared. Stiamo partendo, la nave sta per partire. Hanno dato tutte le avvertenze per il salvataggio, eccetera. Tipo, a me mi sta più l'ansia. Sono pure i negozi 80-73.
Comunicazione di servizio, il metro è atteso al bar di Brua, ripeto, il metro è atteso al bar di Brua. Sta venendo. Ma chi te la non è un piano lungo? Non so se dirvi buongiorno, buonasera, buonanotte, sono un po'... Allora, sono le 3, noi ci siamo messi a dormire circa mezzanotte, quando ci sarà l'emozione, sarà... non lo so, comunque è il mio primo viaggio, quindi non ho per niente sonno, anche se dalla faccia non si direbbe. Mi sto andando a fare la doccia, per dire se sei matta, sì lo so. È solo che mi sento tantissimo sporca. Noi sbarchiamo circa tra 4 orette, quindi manca veramente tanto. Devo dire che all'inizio io me l'ero un po' presa per Grimaldi per questa cosa che non potevo andare a accompagnare Wolf. Cioè, solo che secondo me, ripensandoci adesso, hanno smaltito la fila. Solo fossimo andati tutti a parcheggiare la macchina e poi fossimo andati alla reception, cioè almeno sapete cosa è successo. Io ho fatto la chiave, Wolf ha parcheggiato la macchina, ci siamo rincontrati già e stavamo in camera. E tra l'altro non si può accedere ai garage delle macchine solo quando la nave è partita, quindi io, voi calcolate che Wolf, vabbè, ha parcheggiato la macchina e appena mi ha visto mi ha detto: ok, andiamola a vedere, almeno ti faccio vedere come l'ho parcheggiata, dove l'ho parcheggiata. E infatti siamo andati giù nei garage a vedere la macchina, perché si può accedere, cioè puoi prendere tutto, però fin quando non parte la nave. Questa cosa non la sapevo. Però ragazza, a parte che ci sono 3000 persone a cui chiedere come funziona, io calcolate che appena c'hanno controllato i documenti e il biglietto fuori, volevo chiedere tutto a quello. È solo che quello non mi ha per niente cagato, cioè... Un altro giro, tra l'altro qui mi è venuto un raffreddore, raga. Comunque veramente non pensavo che le camere fossero così grandi, così spaziose, soprattutto così belle. Le ho trovate anche abbastanza pulite, pensavo peggio. E quindi niente ragazze, sono le 4. Adesso ne penso ci andiamo a fare un giretto. Infatti adesso indosso la felpa, vado a fare un giretto, perché tanto qui che stiamo facendo. Amore, a te come ti è sembrato? Ehi, come ti è sembrato? Cosa? Tutto. Io volevo dormire un altro pochettino. A parte quello? Però sto comodo. Anche se il letto sono fatti di... No, invece sono comodi secondo me. Che altro sto cercando di raccontare la nostra esperienza, perché... Cioè la nostra esperienza come funziona, perché quando cercavo io un video del genere dove faceva vedere magari più cose, non lo faceva vedere. Cioè praticamente non mi fanno vedere niente, capito? Come devi fare solo l'imbarco. Eh sì, comunque anche fare l'imbarco, io non sapevo come si faceva, non sapevo come funzionava. Da quello che si può pensare, la nave, cioè non senti niente, perché non senti niente, però ragazzi è come se ti stesse tremando il pavimento sotto i piedi, cioè sta sempre a tremare, è tipo un tremolio continuo. Infatti io ho detto: Wolf, mo quando scendiamo mi sento ancora la terra tremare, cioè la terra trema, la nave trema sotto i piedi. Posso vedere la stanzetta? Che è bellissima, aspettate, c'è anche un'altra luce. Dito gentile di Wolf? No, eh? Ok, sì, eccole. Allora, qui abbiamo un armadietto. Qui abbiamo i salvagenti. Sì, nel caso dovesse affondare. La mia paura più grande, infatti, ecco perché non ho dormito. Dicevo, oddio, mi affonda. Questo, vabbè, è un armadietto semplice. Chissà perché, però ci sono gli armadietti. Alla fine è la notte, comunque. Qui ho fatto danni. Qui abbiamo la scrivania con un grandissimo specchio, i letti, il mio nottatino, e qui abbiamo altri letti. Vabbè, qui abbiamo una panoramica della nave e poi qui abbiamo il bagno, che ve lo faccio vedere. Veramente è grande, non penso fosse così grande. Mo io ce l'ho solo mano per terra perché mi sono fatta la doccia, però vabbè. Abbiamo sempre uno specchio, asciugamani, li avevamo i bicchierini quelli lì, e doccia. Come vedete c'è gente accampata in tutti i due. Cioè, no vabbè.
ragazze, sono le 6, stiamo lasciando la camera, ci hanno tipo svegliato, ci ho detto buongiorno, chi ha le camere deve lasciare, infatti dicono che arriveremo tra un'oretta circa, però la Sardegna la vediamo, stiamo qui, quindi boh, chissà. Ragazzi, è tutto uguale, stanotte quando passavamo tutti che dormivano. Comunque siamo arrivati ad Olbia. E adesso siamo, cioè praticamente devono abbassare giù i, come si chiamano? Vabbè, le cose che ci passano sopra la macchina. E poi ho chiesto comunque, cioè quando inizieranno a chiamare, quando abbassano quelle cose. Quindi ci vuole ancora un po' calcolando che noi siamo gli ultimi a uscire, perché siamo al primo garage.